Oggi torniamo con Francesco De Angelis in regia, torniamo come spesso facciamo sull'autismo. Bene che lo si faccia più spesso, perché ogni giorno è un'occasione importante per riavvicinarci al mondo di questi bambini in cui il corpo sembra imprigionare la loro comunicazione verso l'esterno e che invece deve essere da noi colto nella sua profondità per raccogliere i segni che vengono emessi da questi piccoli nostri bambini o fratelli speciali, che sono i segni della potente sensibilità e della immensa meraviglia che continua sempre a pulsare nel loro mondo interiore. E con noi per parlarne stamane, per parlare di autismo e di tecniche e anche di genitori, dell'importanza dei genitori, Valentina Infanti, benvenuta dottoressa. Lei, Valentina Infanti, è psicologa, psicoterapeuta e supervisore ABA nel centro IRFI di Pellezzano, l'unità del gruppo forte specializzata sui disturbi e sulle disabilità dei bambini. Allora, dottoressa Infante, recuperiamo un po' alcuni concetti fondamentali di come si approccia un bambino autistico, ripartendo appunto anche dalla definizione: cos'è l'autismo, cosa succede nel piccolo, quali sono i sintomi con cui si presenta quella che voi avete definito invisibile realtà. Sì, allora, l'autismo è un disturbo del neurosviluppo, ha una base biologica e comprende diversi deficit in varie aree. Proprio per questo oggi si suole parlare di disturbo dello spettro dell'autismo, proprio per comprendere una serie di deficit presenti, perché oltre ad avere deficit in diverse aree, questi possono essere presenti in maniera differente da individuo a individuo, cioè un individuo può essere più compromesso rispetto a un altro in aree, e quindi c'è una diversificazione anche tra soggetti con la stessa diagnosi. È vero che vi sono varie compromissioni, però sono tre quelle fondamentali per fare diagnosi di autismo, e queste sono: una compromissione nelle abilità sociali, quindi una chiusura in se stessa e un disinteresse verso gli altri e il mondo esterno, la presenza di comportamenti afinalistici, le stereotipie, e una difficoltà nel codificare e organizzare i messaggi provenienti dal mondo esterno. Quindi queste sono le tre caratteristiche fondamentali. Sì. Insieme a questi però possiamo avere deficit in altre aree. Possiamo avere la presenza di un ritardo cognitivo di vario livello, deficit nell'imitazione, nell'attenzione, nel linguaggio, in produzione e in comprensione, dell'abilità grosso e fini motoria, e anche nel gioco e nella manipolazione di oggetti in maniera funzionale. Ripetiamo che però ogni individuo è a sé, quindi anche bambini con la stessa diagnosi, abbiamo visto, possono avere una compromissione in aree rispetto ad altre e in livelli diversi, quindi questo rende ovviamente la sintomatologia più difficile nel prevedere quelli che poi sono i risultati, quindi ogni individuo è singolo, ed è per questo che poi ad ogni individuo bisogna necessariamente ritagliare un piano riabilitativo specializzato. E quindi, in sostanza, in sintesi, come abbiamo già detto, come lei ha già molto bene illustrato, una diversità nei comportamenti, che è, diciamo, il sintomo, il segno più evidente, e una difficoltà nel comunicare. Ecco, questa è un po' sono i segni dell'autismo. Ecco, uno dei metodi universalmente riconosciuti come attendibili, come importanti per prendere in carico, come dite voi, insomma, un bambino autistico, è l'ABA, è un acronimo inglese, quindi ABA, che significa Applied Behavior Analysis, cioè l'analisi applicata del comportamento. Ecco, riepiloghiamo, ne abbiamo parlato tante altre volte, ma è importante dirlo. Come funziona questa tecnica? Su cosa è fondata? Quali strumenti usa? Sì, allora, l'ABA quindi è la scienza che studia il comportamento e si basa sulle regole della psicologia comportamentale. Quindi studia il comportamento in interazione al suo ambiente, come dipende, insomma, dagli antecedenti e dalle conseguenze che vi sono appunto nell'ambiente. Mira ad incrementare le abilità e comportamenti adattivi e a ridurre i comportamenti problematici attraverso una serie di strategie specifiche
tutte rigorosamente sperimentate e scientifiche, che appunto servono proprio per aiutare i bambini a sviluppare varie competenze e soprattutto sostituire i comportamenti disadattivi molto presenti in questa sì. patologia con comportamenti più adattivi. Sì. L'abbiamo detto, quindi l'ABA però è una serie di tecniche che però ovviamente vanno, l'abbiamo detto prima, cucite sull'individuo. Quindi ecco, noi sì, abbiamo esatto. una serie personalizzate. Di personalizzate, sì. quindi noi abbiamo una serie di tecniche che però dobbiamo adattare al bambino che abbiamo davanti. Sì. Quindi un intervento prevede prima di tutto la somministrazione di test. Nello specifico VBMAP, QVCA, MacArthur, che sono dei test che vanno a indagare le abilità del bambino. Sì. Varie abilità verbali, motorie, insomma fanno una fotografia sì. del bambino in quel momento. Sì. In base a quelle che sono le abilità più compromesse, noi incominciamo a porre i primi obiettivi e in base alle abilità presenti, quindi che il bambino già possiede, noi strutturiamo le strategie idonee sì. per quel bambino. Sì, ecco, quando diciamo, si può dire che voi cogliete un successo. In che cosa è il successo, un primo successo di un bambino, come dire, autistico che avete in cura, in carico? Allora, i primi successi sono quando noi insegniamo un bambino a comunicare, sì. che però ovviamente partiamo dal gesto indicativo, perché nell'autismo sono molto presenti comportamenti problematici. Perché? Perché poiché ci sono molto spesso deficit del linguaggio, i bambini utilizzano molto il comportamento per comunicare, quindi attraverso i semplici capricci o anche comportamenti più gravi come autolesionismo, auto ed eteroaggressività, questi comportamenti hanno funzione di comunicazione. Quindi sì. il primo successo, che noi il primo obiettivo è quello di sostituire questi comportamenti disfunzionali con un comportamento comunicativo adattivo, sì. che già iniziamo nell'impostare, l'indicare per chiedere gli oggetti. Ho letto che uno degli obiettivi sì. più importanti è quello di attrarre l'attenzione, è vero? Sì, che sì. è uno dei limiti del bambino autista, sì. mancanza di attenzione, di concentrazione, di collegamento con l'altra persona. Sì, è proprio un disinteresse sì. verso il mondo esterno sì. e verso l'altra persona. Quindi quello che assolutamente si fa all'inizio di un trattamento si chiama la fase di pairing, ossia io mi abbino, proprio dall'inglese pairing, a un oggetto gradito al bambino, proprio per far sì che incomincio a essere anche io gradita al bambino. Quindi accoppiandomi a un gioco a lui preferito, il bambino piano piano dal gioco avrà interesse anche a sulla persona, quindi all'operatore. Quindi questa è la prima fase per iniziare un trattamento, proprio per far sì che il bambino cominci a avere un interesse anche verso l'operatore e soprattutto è un interesse gradito, cioè una curiosità. Sì, sì. Ecco, e dicevamo, lo diciamo spesso con gli psicologi, le psicologhe del psicoterapeuta del gruppo del centro IRFRI, che è un centro di eccellenza straordinario, dove ci sono delle persone che fanno un lavoro eccezionale del gruppo forte. Fondamentale resta il ruolo dei genitori sì. e si dice della formazione genitoriale, sì. perché i genitori devono diventare co-terapeuti, sì. cioè devono collaborare, ecco, per ridurre i disturbi dei figli autistici, c'è cioè il deficit di attenzione, iperattività, ansia, depressione, disabilità dello sviluppo. Insomma, anche i genitori vanno educati ad essere diversi, con il figlio diverso, ad uscire anche dallo stress cui spesso li trascinano esperienze del genere. Qui infatti nelle immagini vediamo una mamma stressata rispetto al papà. Sì, allora questo è il parent training. Il parent training è in generale una metodologia di intervento per fornire ai genitori sì. delle strategie utili a fronteggiare situazioni stressanti o comportamenti problematici di bambini con disabilità. Il parent training nell'autismo però diventa fondamentale ed deve essere parte integrante del trattamento. Questo per due motivi. C'è una componente psicologica e una componente proprio pratica. La componente psicologica è proprio perché numerose ricerche hanno dimostrato, anche una ricerca che abbiamo fatto noi al centro IRFRI, hanno dimostrato come genitori di bambini autistici... Ecco qui la mamma sì. Ha una crisi, sì, sì. una crisi da stress, ha ceduto insomma sì. allo stress rispetto al marito, rispetto al papà del bambino,
E questo è uno dei, diciamo, sì, delle... sì, infatti, dicevo, le ricerche hanno proprio dimostrato come, sì, i genitori di bambini autistici hanno livelli di stress maggiori e un senso di competenza genitoriale inferiore rispetto, sì, ad altri genitori con altre diagnosi, anche con genitori di bimbi con sindrome di Down, per esempio. Sì. Questo perché? Perché oggi l'autismo è ancora una sindrome sconosciuta e che fa paura. Certo. Proprio perché, come dicevo prima, ha una serie di deficit, non si può dire, cioè non ha dei deficit specifici che possiamo già prevedere come sarà l'andamento, ma una serie di deficit. Questo ovviamente rende i genitori già incerti rispetto a quello che sarà, e in più la presenza di numerosi comportamenti problematici, come ho detto prima, quindi la mancanza di linguaggio, no? Fa mettere numerosi comportamenti problematici a questi bambini. Questo ovviamente dai genitori viene visto erroneamente come parte integrante della sindrome e quindi bisogna accettarli per così come sono. Sì. Ovviamente questo getta i genitori in uno stato di sconforto, vissuti depressivi, ma soprattutto di incapacità. I genitori, sì, si sentono, sì, incapaci ad affrontare la situazione e a relazionarsi, sì, con il proprio bambino. E quindi questo scatena ancora di più le reazioni, come dire, abnormi del piccolo. Perfetto, ovviamente quindi, è un circolo vizioso. Sì. Qui vediamo invece un altro filmato tratto sempre dalla YouTube, dalla Fondazione Serono, una importante casa farmaceutica, che praticamente segue un bambino autistico da piccolo fino, sì, all'età, diciamo, ultra-adolescente, sì, quindi con un successo. Con un successo. Allora, diciamo subito che il trattamento precoce che si inizia già a 2-3 anni ovviamente ha una prognosi più favorevole. Il trattamento più è precoce più sarà favorevole. Poi soprattutto il coinvolgimento dei genitori è fondamentale, perché appunto, dicevo prima, l'altra ragione pratica per interagire con un bambino con autismo, per aiutarlo ad aggiungere competenze, a diminuire i suoi comportamenti problematici, c'è bisogno di tecniche specifiche. Sì. Ed è per questo che è fondamentale che i genitori conoscano queste tecniche per continuare ciò che viene, sì, impostato in terapia. Sì, sì. Che significa? Ovviamente il genitore non deve diventare terapeuta, non ne ha, certo, le competenze, certo, ma deve però continuare una serie di strategie che vengono impostate in terapia. Quindi, sì, sì, l'equipe ABBA sarà lei, insomma, che ovviamente sceglierà le procedure più adatte, gli obiettivi, imposterà le strategie e il genitore ha solo il compito di proseguire ciò che viene impostato. Sì. Ecco, qui è il piccolo che è diventato grande, un adolescente, sì, che si vede, insomma, che dialoga, interagisce, insomma, sì, sì, con la mamma, addirittura prende una bottiglia di spumante, di vino, e la apre, la versa, diciamo, lo spumante, il liquido nei bicchieri. Insomma, è un ragazzo, come dire, apparentemente, ecco, c'è lo scambio del palmo della mano. E quindi qui è un ragazzo, qui è un caso di successo. È un caso di successo, ma in generale, allora, l'ABBA è una metodologia scientifica, quindi le sue procedure sono di successo proprio scientifico. Ovviamente per arrivare a questo si necessita di un lavoro continuo, sì, e che soprattutto... Quanto tempo può durare? Non ci sono, perché tempi, ricordiamo che dall'autismo non si guarisce, sì, sì, quindi ovviamente il lavoro va impostato soprattutto all'inizio, però man mano ci vuole, appunto, comunque uno deve entrare nell'occhio che ci vuole una metodologia, sì, cioè sono, sì, delle, sì, strategie per entrare in, sì, contatto che uno porta man mano avanti. La scienza è comunque un approccio scientifico, sì, 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 non empirico, diciamo. No, sono, sì, tutte strategie di certezza scientifica. Sì. Per questo, se vanno rispettati tutti i canoni e vanno eseguite, sì, così come ci dice la scienza, esse portano a dei risultati. Sì. Ma è fondamentale la generalizzazione a tutti gli ambienti di vita e che i genitori, ripeto, continuino anche a casa quello che viene impostato in terapia. Sì. Anche perché i bambini autistici hanno un apprendimento selettivo. Quindi se questo non avviene, quello che succede è che il bambino nella stanza di terapia sarà molto bravo, ma fuori continuerà ad avere comportamenti disfunzionali e problematici. E qui siamo tornati alla mamma apprensiva, stressata, sì, che sferruzza, che Ciccio De Angelis si fa rivedere dalla regia molto opportunamente. Insomma,
ecco, ci sono i casi di in successo. Questi casi sì, poi ci sono sì. genitori che incominciano anche a avere un ritiro sociale, sì, sì. perché ovviamente la paura è anche se il comportamento problematico viene messo all'esterno, io non lo so gestire, c'è anche la vergogna sociale e quindi sono persone sì. che incominciano a non uscire più. E quindi in questo caso lo psicologo, la psicologa deve occuparsi anche dei genitori. Anche dei genitori. Sì.